Ciao, Namaste. In questo video voglio presentarti uno dei miei pranzi yoga preferiti, ovvero i chapati, questo semplicissimo ma buonissimo pane indiano accompagnati da un'insalatina verde mista e soprattutto questa fantasia di hummus. Questo è un hummus verde di piselli e questo è il classico hummus di ceci. Ma andiamo a vedere la preparazione di questo piatto buonissimo. Per gli hummus mi servono un pochino di ceci già precedentemente lessati e dei piselli che avevo lessato in un pochino di acqua salata con della cipolla. Andrò ad aggiungere ad entrambi un pochino di olio e delle spezie. Solo per i ceci aggiungerò anche il succo di mezzo limone spremuto e dei semi di cumino, mentre per entrambi come spezie aggiungerò del pepe, del sale, della polvere di aglio e della polvere di paprika dolce. Vado a frullare il tutto con il mixer e questo è il risultato, quindi due hummus veramente semplici da fare e buonissimi da gustare anche così senza ciapati. Per i ciapati invece vado ad inserire in una ciotola piuttosto capiente circa 300 g di farina. In questo caso io ho utilizzato della farina di farro bio, ma va bene qualsiasi altro tipo di farina, che andrò a salare a seconda dei miei gusti ed andrò ad aggiungere poi dell'acqua minerale a temperatura ambiente, quanto basta per rendere il mio composto piuttosto soffice, manneabile e non appiccicoso. Poi vado a ridurre il mio composto con una forma di salsicciotto e lo taglio in tanti piccoli pezzettini uguali. Andrò a ridurre ogni pezzettino a forma di pallina che schiaccerò poi tra le mie due mani ottenendo come un piccolo dischetto. Con l'aiuto di un mattarello e un pochino di farina per evitare che questo dischetto si appiccichi al nostro mattarello, vado a stenderlo bene fino ad ottenere una sfoglia di uno spessore di circa un millimetro e procedo così con tutti gli altri pezzettini ottenendo circa 10 ciapati per 300 g di farina. In una padella antiaderente ben calda, poi vado a disporre uno o più ciapati a seconda ovviamente della dimensione della nostra padella e li lascio cuocere a fuoco vivo per qualche istante, avendo cura di rigirarli poi ovviamente anche dall'altro lato. La particolarità nella cottura dei ciapati sta nel fatto che prima di terminare la cottura li passo per qualche istante sulla fiamma viva, sia da un lato che dall'altro. Quest'ultimo passaggio permetterà al ciapato di gonfiarsi un pochino di più. Ovviamente la grandezza di questo rigonfiamento dipenderà anche dal tipo di farina che abbiamo utilizzato. Generalmente quando si utilizzano delle farine di grano di tipo 000, il nostro ciapato si gonfierà molto di più, al punto che potremo addirittura tagliarlo in mezzo e guarnirlo. Procedo nella stessa maniera con tutti gli altri ciapati. E questo alla fine è il risultato, quindi un piatto veramente facile da fare che posso appunto accompagnare con questi hummus separatamente oppure posso andare direttamente a spalmare un pochino di hummus su ognuno dei ciapati. Io spero veramente che questa ricetta ti piaccia, se proverai a rifarla non esitare a farmelo sapere magari con un commento qui sotto o a lasciare semplicemente un like e non in ultimo non dimenticare di iscriverti al mio canale se ancora non l'hai fatto per non perderti tutte le prossime ricette yoga e anche i miei tutorial di yoga. Grazie per avermi seguito, Namaste!